arrabbiato per quello che è stato usato per giustificare questo gesto di antisportivo, perché se la palla fosse stata nella dinamica di gioco, appunto in gioco, il mio giocatore si fosse fatto male, fosse rimasto a terra, era giusto, il regolamento dice che è l'arbitro a dover interrompere l'azione, ma quando io chiedo a un giocatore di buttare fuori la palla perché sono in 10, entriamo negli ultimi fatidici 10 minuti, per me un dettaglio fa la differenza, anche un cambio. Detto questo, quando tu non ridai una palla così vuol dire che non sei culturalmente sportivo e secondo me è giusto anche che ti prendi le tue responsabilità. Detto questo non cambia niente perché tanto loro il gol l'hanno fatto, quindi facciamo anche la figura dei deficienti. Io la figura del deficiente non la voglio fare, dico che questa partita è stata giocata bene. Mi aspettavo una partita molto qualitativa da parte della Sampdoria, perché davanti ha dei giocatori veramente importanti, ma noi oggi abbiamo fatto punti come volevamo fare. Magari avessimo sempre avuto anche questo atteggiamento, magari col Torino in casa, anziché scollegarsi, avremmo potuto portare un altro punto a casa, perché per le ultime quattro squadre il pareggio diventa quasi come una vittoria.